Oggi sul canale vi presento una motosega da potatura interessante e dedicata agli hobbisti, e poi vi spiegherò il perché. È a batteria, ha delle soluzioni interessanti, ma soprattutto ha un prezzo che è alla portata di tutti. Quindi se avete l'esigenza di tagliare saltuariamente dei rami, anche di grosso diametro, ma poi vediamo la prova sul campo, guardate questo video perché magari vi potrebbe interessare un oggettino del genere. Ci vediamo dopo la sigla. Rieccoci sul canale, bentornati, sono Orso. iVolt è un'azienda cinese, avevo già lavorato con loro lo scorso anno, vi faccio vedere qui la copertina del video. Per il tagliabordi, quello a batteria, lo uso tuttora, è leggerissimo, è comodo. Non è adatto per un taglio dell'erba, ovviamente, di erba alta, però come tagliabordi fa il suo lavoro. Allora mi hanno proposto di provare questa motosega, quindi questo video è in collaborazione con iVolt. Vi ringrazio. Motosega, lama da 30 cm, quindi parliamo di una motosega da potatura. Peso piuma, dopo vi faccio vedere, ve la peso con la mia bilancia. Due batterie da 20 volt 2 ampere, quindi qui lavoriamo con 40 volt e 2 ampere. Quello che mi preme farvi vedere in questo video non è tanto la capacità di taglio, la proveremo anche quella ovviamente. Mi interessa vedere la durata delle batterie perché vi voglio dare un risultato certo, voglio che voi sappiate cosa andate a acquistare. Ho letto un po' di recensioni su Amazon dove si può comprare, per la cronaca costa 140 euro, eh. Tutti contenti, ovviamente qualcuno si è lamentato della durata delle batterie e quindi questo lo valutiamo sul campo. Devo ancora accenderla e lo accendiamo insieme tra un po'. Intanto però ve ne volevo parlare, quindi tra un secondo vi parlo un po' delle caratteristiche tecniche. Dal momento che la devo maneggiare devo togliere le batterie, quindi prima la peserò così com'è. Peso in ordine di funzionamento con le batterie 3,950 kg, giusto per scrupolo ho tolto le batterie giusto per vedere un po' quanto pesa a vuoto, 3,100 kg. Tenete conto però che io l'ho già riempita di olio catena. Ecco, l'olio catena, io ovviamente in questo video mi rivolgo a chi non ha molta esperienza con le motoseghe, se lo utilizzate in modo professionale ovviamente magari questa non fa per voi, ma siccome è una motosega da potatura dedicata a chi la usa in modo saltuario, quindi non è del mestiere, mi permetto di darvi due o tre consigli. Qua dentro ci va l'olio catena, è un olio catena dedicato, si utilizza soltanto per lubrificare la catena, quindi se dovete acquistare l'olio acquistate l'olio catena, mi raccomando biodegradabile, perché l'olio poi si riversa sul legno e per terra quando tagliamo, quindi deve essere biodegradabile. Ce ne vanno pochissimi centilitri, qui c'è l'indicatore, quando finisce l'olio bisogna poi rabboccarlo ovviamente, non usare mai la motosega senza olio, altrimenti la catena si surriscalda e si consuma subito. Allora vi volevo far vedere però il resto della motosega, io l'ho già montata, ora facciamo la cosa al contrario, la smontiamo insieme e vediamo com'è fatta. Qui abbiamo la ghiera per smontarla e per regolare la tensione della catena, io l'ho già fatta prima, vedete la tensione della catena giusta è questa, è addirittura un pochino larga. Come si regola la tensione della catena? Con questa ghiera qui, quindi si svita la vite centrale che è questa nera e con questa ghiera si regola più o meno l'avanzamento della barra e quindi la tensione della catena. Se io tiro, avvito, vedete che non si muove più, se svito diventa larga. Quindi per svitarla tengo la placchetta di plastica, è tutta di plastica la motosega e non avrete altri materiali, tramite quella ghiera e questi piolini che si infilano qui dentro questo disco dentato riusciamo a fare la tensione della catena. Si toglie il tutto. Qui cosa troviamo? E questo è molto interessante, eh? È a prova di errore. Vedete, qui c'è un simbolo con la maglia della catena. La tiro via dalla barra, dopo parleremo anche della barra della catena. Questo è il simbolo del verso della catena, perché si può montare anche al contrario, ma ovviamente non taglia nulla. Fatto questo, vi parlo brevemente della pompa dell'olio. La pompa dell'olio fa sì che l'olio, durante il funzionamento della catena, fuoriesca una goccina di olio da questo buco. Quindi questo lubrifica tutta la catena. Ma da sé che se la pompa si blocca, se è finita l'olio catena, da qui non esce più niente, come vi dicevo prima la catena si surriscalda. Le sicurezze che abbiamo su questa motosega sono la classica manopola di arresto catena manuale e ovviamente in questo caso, visto che è a batteria, abbiamo il pulsante che abilita il grilletto, così non funziona, giusto per farvi vedere, così sì. Quindi con la mano semplicemente prima si preme il pulsante e poi si può utilizzare. Tutto ciò che voi dovete fare con la motosega dovete farlo senza batterie, mi raccomando, è importante perché questa lavora e lavora anche abbastanza bene, perché l'ho provata prima a vuoto ovviamente per non sporcarla e ci si fa male, eh? Bisogna fare attenzione, quindi
Qui introduciamo anche il discorso dei dispositivi di protezione personale, che sono ovviamente i guanti, meglio se antitaglio, un paio di occhiali assolutamente perché le schegge fanno male, pantaloni lunghi, perché io vedo video di gente che taglia quei pantaloni corti, non so come possano fare una cosa del genere. Se siete sotto gli alberi, ovviamente caschetto. Tenete conto però che per sicurezza la motosega non va mai sollevata oltre l'altezza delle spalle, non bisogna lavorare in salita. Assolutamente no. Come vi dicevo, non lo faccio io, sono 10 anni che uso motoseghe, non ci penso proprio a salire e a tagliare. Quindi se uno non si sente sicuro, non lo fa, perché con questa ci si fa molto male. La legna che taglio io ovviamente sono su cavalletti, quindi non me ne vogliano i boscaioli professionisti, ma ognuno c'ha il suo mestiere. Questa in campagna serve come il pane, ma non è detto che uno debba essere per forza un professionista, insomma. Ok, detto questo, questa è una lama da circa 30 cm, taglio utile circa 28 cm, quindi è molto maneggevole. Il passo della catena è 9,525, ovvero un 3/8, e il calibro della catena è 1,3 mm. Questi dati vi sono utili se dovete sostituire la catena. A un certo punto la catena non taglierà più perché andrà affilata, si consumeranno le lame ovviamente, no? O vi armate di un kit di lime, vi mettete il banco, piano piano lo fate, ma non è un'operazione semplice perché chi non l'ha mai fatta, se si sbaglia l'angolo con cui si usa la lima, ovviamente poi non taglia. Quindi il mio consiglio è andare da un rivenditore, prendere una catena di riserva e alternare una con l'altra, mano a mano che una si consuma, portarla a limare, 2 o 3 volte si può limare, si fa limare da un professionista e nel frattempo si usa l'altra catena. Con una ovviamente c'è il rischio poi di doversi fermare se non si sanno usare le lime. Rimonto il tutto e vi faccio vedere come funziona la sicurezza. Arrivati a questo punto, tanto avete visto, io ho messo il guanto, perché quando si tocca la lama è buona norma proteggere le mani, non succede nulla se la catena è ferma, però giusto per far vedere le cose come vanno fatte. Allora vedete, qui adesso io ho la catena molto molto larga, non si può usare in queste condizioni, quindi piano piano col regolatore, questo arancione, me la regolo. Così va bene, vedete, a metà esce fuori di qualche millimetro. Chiudo, fatto. Due parole ancora sulla lama. La lama, vedete, ha questo foro qui, è già ingrassata di fabbrica. Ogni 25 ore bisognerebbe ingrassarla. Come funziona? L'ingrassatore non è fornito in dotazione, ma non lo fornisce praticamente nessuno perché non è la prima motosega che vedo. Quindi bisogna acquistare, vi lascio qui una foto, è una pompetta con del grasso per catena, con una punta si infila qui dentro, a catena ferma ovviamente, con le batterie staccate, si infila qui dentro, si pompa un pochino di grasso e poi mano a mano che la catena poi girerà prenderà il grasso che le serve e quindi per 25 ore siete a posto. È un'operazione che fanno in pochi, vi dico la verità io per primo, però le istruzioni giustamente dicono che bisogna ingrassare anche qui. Le batterie ovviamente sono semplici da installare, ce ne vanno 2 perché con una non si accende, non funziona. Quindi le batterie sono in serie, adesso questo è un dettaglio tecnico, hanno 40 volt perché sono 2x20, però mantengono i 2 ampere di corrente, quindi non ci dobbiamo aspettare grandissima autonomia da una motosega del genere, con 2 ampere non andiamo lontano. Però poi vediamo sul campo un po' come va, ho preparato dei tronchi di legno di varia dimensione e c'è anche da dire che ovviamente influisce molto la dimensione e la qualità del legno. Io ho trovato solo legno duro, mi sa che è tutta quercia, quindi da me durerà veramente molto poco, ma se avete acace, se avete legno un pochino più morbido, ecco, a quel punto va da sé che dura un po' di più. Come funziona la prima accensione? Ecco, guardate, sto premendo e non funziona, non succede niente perché ho il freno catena manuale attivato. Questo vale oro, utilizzatelo sempre. Come funziona per disattivarlo? Si tira la leva verso l'operatore, a questo punto funziona. Se io col polso, quando sono in movimento, quando ho finito di tagliare, con il polso lo rimetto verso l'esterno, verso la lama, non funziona. Ora, cosa succede se io, mentre sto lavorando, inavvertitamente ho un ritorno, perché ci può essere anche un ritorno della lama se la si utilizza in modo non corretto. Questo è fatto apposta perché col polso si riesce a inserire la sicurezza. Quindi io sto tagliando.
Guardatele sempre se comprate le motoseghe, che questo funzioni a perfezione, perché può fare la differenza tra farsi male e salvarsi. È molto importante, io ci tengo sulla sicurezza, perché nessuno di noi, almeno se state guardando il mio video, non siete di sicuro professionisti, perché non lo sono nemmeno io. Quindi è importante veramente non farsi male. Un'altra cosa che dovete guardare sulle motoseghe acquistate nel nostro paese è che ci sia il marchio CE. Anche questo è un marchio di conformità che indica che ha superato i test per essere venduto nel nostro paese. Bene, detto questo, andiamo a provare. Preparo un tronco e vediamo cosa succede. Il primo test sarà il più impegnativo, non lo so neanche se riusciamo a portarlo a termine. E come al solito cerco di mettere alla frusta ciò che mi viene dato in test, oltre ciò per cui sono nati. Qui abbiamo un tronco molto duro, molto stagionato, con diametro di circa 36 cm. La barra era 29 come taglio utile, quindi non ce la facciamo con un taglio soltanto, quindi dovrò fare più tagli. Però dal momento che le batterie sono cariche, la mia idea è quella di vedere subito fin dove può arrivare la motosega. Dopodiché a terra, vedete, ho altri tronchi molto più piccoli dove possiamo fare prove di taglio più realistiche. Nessuno che compra una motosega da 140 euro a batteria taglia un tronco del genere. Quindi quello che voglio farvi vedere nei miei articoli, nei miei video, è spingere oltre il limite l'oggetto in test. Devo capire fin dove può arrivare, perché a tagliare i tronchetti sono buoni tutti. Occhiali, guanti, tolgo la sicura, cominciamo a lavorare. Ho cambiato angolazione, così magari vedete un po' meglio. A fine taglio si mette la sicurezza manuale. Allora, mi dispiace che si è rotto mano a mano che andavo giù. Questo è il suo taglio, la catena ovviamente è nuova, ci ha messo un pochino per tagliarlo perché fa quello che può, però la cosa buona, a meno che a me è piaciuta, è che non si è mai bloccata, non ha mai dato segni di cedimento come avanzamento, quindi lui è andato avanti. Ovviamente in una situazione del genere si va avanti finché si ha batteria, però questo, come vi dicevo, è fuori scala, non va bene. Se dovete tagliare tronchi così, magari vi dovete rivolgere a prodotti diversi. Ora mettiamo qualcosa di più consono e vediamo come va. Ecco, messo un tronco ovviamente nelle dimensioni corrette, qua siamo a 16 cm, quindi questo dovremmo riuscire a tagliarlo senza problemi e anche a ripetizione. Non vi ho detto una cosa prima? Vi ho parlato della sicurezza, quella manuale del freno catena. Esiste anche la sicurezza automatica ovviamente. Quando io lavoro e spengo, vedete, nel giro di pochi millesimi di secondo si arresta automaticamente la catena, senza alcun mio intervento. Anche questa come sicurezza è obbligatoria, per legge bisogna averla. Quindi quando acquistate una motosega assicuratevi che anche questa funzioni bene. Ok, facciamo il secondo taglio. Allora, avete visto? Mi sono fermato un attimo, cioè ovvero si è fermata lei. Probabilmente è andata in temperatura, si è sforzato il motore. Adesso continuiamo a tagliare, vediamo cosa succede.
Evidentemente prima stavo facendo troppa pressione sulla catena, quindi stavo premendo io troppo e lui è andato in temperatura e si è fermato. E la sicurezza che sui motori elettrici ovviamente c'è, ci deve essere, altrimenti si rischia di bruciare il motore. A quel punto ci si ferma veramente un minuto e si riparte. Ho fatto 3 tagli consecutivi, non è più successo perché ho lasciato la barra un pochino più sollevata, cioè non ho fatto pressione per assecondare il taglio, ho fatto in modo che facesse tutto da sola. Ovviamente con motore a scoppio questo non succede, questo è un po' uno svantaggio di quelli a batteria, però i vantaggi poi ve li elenco, sono innegabili, tant'è che è vero che io ormai utilizzo solo quelle a batteria. Allora, mi fermo un secondo, vediamo un po' lo stato della catena, vedete? Si è un po' allentata. All'inizio, quando è nuova, può capitare perché si assesta il tutto, insomma, bisogna ritirarla. Allora, svito un attimino, tiro, faccio la tensione, riavvito e vado avanti. Dopodiché cambiamo tronchetto e andiamo a fare la prova di durata. Questo non è durissimo come legno, ha preso un po' di acqua, è abbastanza leggero. Qui abbiamo circa 15 cm, che secondo me è un po' la dimensione ideale per questo tipo di motosega. Allora, per adesso sta andando veramente bene. Sono contento perché mi sta dando abbastanza soddisfazione. Ecco, ogni tanto bisogna controllare la tensione, in questo caso va ancora bene. Sentiamo la temperatura, comincia a bruciacchiare un po'. Andiamo avanti. Due pressioni d'uso nel frattempo, così qualche secondo faccio raffreddare la lama, ci vuole anche quello. Qui avevo questo sperone e qui sono andato a filo. È molto precisa come motosega, non dà grosse vibrazioni, il giusto, non si muove, non fa quello che vuole, nel senso che è molto ben bilanciata. Ecco, diciamo che al momento sono molto contento, sto cercando un limite della durata nella batteria. Finito il tronco, poi non so cosa devo tagliare perché non ho più niente di pronto. Vediamo un attimino, poi contiamo i blocchetti e facciamo una botta di conti su quanto può durare una carica di batterie. Ok, due parole soltanto sul cavalletto. Se dovete fare un lavoro lungo, acquistate un cavalletto del genere, della Oregon, l'avevo pagato intorno ai 40 euro su Amazon, e dico la verità, fa il suo lavoro, lo fa molto bene. C'è una recensione, l'avevo provato, l'unica cosa è difficile un po' da montare. Dai, andiamo avanti. Oh, bene, vediamo un po' dove arriviamo. Ecco, quando va in protezione, adesso non lo so se per le batterie o perché il motore è caldo, ma non credo perché nel frattempo abbiamo parlato, si è raffreddato. Ecco, vedete, non funziona. Bisogna aspettare qualche secondo. Per vedere lo stato delle batterie dobbiamo toglierle dalla parte opposta. È abbastanza calda, Ecco, vedete? Siamo arrivati alla fine della batteria, ecco perché non va più. Un'attacca su 3, vediamo l'altra, e anche qua un'attacca su 3. Ora ci siamo fermati, non sforziamo ulteriormente, tanto è inutile. Questo è ciò che abbiamo tagliato, vi faccio vedere ancora come metto a caricare le batterie, poi in sovrimpressione, perché non ho il tempo adesso di tendere, ma tanto in fase di montaggio le avrò benché caricate, vi scrivo il tempo di ricarica necessario, così vi regolate anche. Ora contiamo i tronchetti e vediamo quanti tagli abbiamo fatto. Bene, siamo giunti alla fine. Allora, abbiamo fatto circa una trentina di tagli, compreso il primo. Il primo l'abbiamo messa veramente sotto sforzo, secondo me un terzo della batteria l'abbiamo finito lì. Comunque, una trentina di tagli,
per essere onesti. È tanto? È poco? È ovviamente soggettivo. 30 tagli da 15 cm sono diversi da 30 tagli da 30, è normale. Però questo poi lo dovete sapere voi, che tipo di legna avete, e tenete conto che il primo tronco era una quercia, era veramente dura, eh? Però lì con le batterie cariche non ha battuto ciglio, la cosa mi è piaciuta. Allora, tiriamo le somme. L'autonomia non è il suo punto forte, è inutile girarci intorno, però c'è da dire una cosa, è una motosega per chi la usa in modo saltuario, eh? Ma anch'io la potrei utilizzare benissimo una così, perché tanto io alla fine mi arriva la mia piccola catasta di legna o quando devo tagliare un albero. Non so se avete visto in un altro video, io ho le acace da circa 10-12 cm, con questa ne abbatterei più di una e va benissimo. Qual è il vantaggio in generale, non solo di questa, delle motoseghe a batteria rispetto a quella a scoppio? Questa costa 140 euro, una a scoppio di pari categoria la pagate intorno ai 100 euro, 110, andate a risparmiare qualcosa magari, ma non è quello il senso. Il senso è che se la usate poco, come la uso io, voi in questo caso avete le batterie cariche, collegate le batterie, mettete l'olio e lavorate, tempo un minuto. Con la motosega a scoppio ci sono passato, voi dovete innanzitutto averla conservata bene, perché se l'avete conservata con la benzina nel serbatoio sicuramente le membrane sono da cambiare. Quindi, ammettendo che le membrane vadano bene, dopo un anno che è ferma dovete mettere l'olio catena, perché nel frattempo l'avete svuotato, dovete mettere la miscela, dovete fare la miscela al 2%, 2,5%, quello che è, e provate a metterla in moto. Dopo un anno, io, a parte modelli professionali, quelli economici che ho avuto io, vi dico la verità, spesso ho dovuto faticare non poco per metterle in moto, eh. Poi il rumore è quello che è, l'odore allo scarico è quello che è, insomma, se la si usa poco, quella batteria in generale, non questa, in generale quella batteria surclassano assolutamente quelle a scoppio. Questo è il mio modesto parere, punto di vista. Se ne fate un uso intenso, no, questa non va bene, dovete prenderne una a scoppio. Ce ne sono anche di belle, ma poi cominciamo a salire quei prezzi, insomma dovete valutare voi, una scelta personale. Nel mio caso una così va più che bene, ovviamente avesse un pochino più di autonomia sarei contento. Le batterie le ho messe a caricare, eccole lì, ho segnato l'ora all'inizio, quando saranno cariche si accenderà anche il secondo led, si caricano contemporaneamente, questo è buono. Secondo me nel giro di meno di un'ora dovremmo averle caricate, ve lo lascio scritto qui in sovrimpressione. Ci sono le istruzioni anche in italiano ed è scritto bene, a volte mi arrivano dei sample insomma dalla Cina dove in italiano abbastanza maccheronico, questo è scritto bene in italiano corrente e anche questo fa la differenza. Allora, dicevamo 140 euro, valutate voi se fa caso vostro, a me è piaciuta molto. Ringrazio iVolt per avermi inviato questo modello in test, non sono stato pagato per fare questa recensione ovviamente, e la motosega è a disposizione per il rientro. Mi interessava provarla, la volevo vedere come funzionava, volevo vedere il rapporto qualità prezzo, è una motosega a tutti gli effetti ma a batteria. Bene, grazie per essere stati con me anche oggi, se avete bisogno di qualche delucidazione per quello che ho provato scrivetemi nei commenti e vi rispondo, lasciate un like, iscrivetevi al canale, condividete il video, vi auguro una buona giornata.